Mio padre diceva non abbassarti mai la testa, quando stai con la gente sempre cerca di stare con la testa in su, non in giù. Partire è anche un po' arrivare, insomma, non, è un dibattito interno che uno si porta appresso per tutta la vita. Senza Roberta non avrei mai avuto il coraggio di affrontare questa avventura. Anche questo passerà. Quando fuggi dal tuo paese per motivi politici, capisci che quel paese non ti appartiene più. La forza di vivere ci ha fatto combattere tutte queste difficoltà. Mi chiamo Syed Hasnain, nasco nel 1989 vicino Lashkargah in Afghanistan. Ho 9 anni quando i miei fratellastri mi dicono di seguirli per combattere con i talebani. Mia madre, per salvarmi da quella sorte, prepara la mia fuga senza dirmi nulla. Mi dice che adesso arriva una persona che ti porta nelle città per comprare i vestiti. Inizia a piangere. Io le chiedo perché stai piangendo, non mi dà nessuna spiegazione. È l'ultima volta che vedo mia madre. Quella persona è un trafficante che mi porta in Pakistan, dove mi affida ad un altro uomo che mi fa lavorare nel suo ristorante e anche mi fa studiare. Ho 13 anni quando i miei fratellastri riescono a trovarmi a Quetta. Quella stessa notte il mio amico ristoratore mi aiuta a fuggire verso l'Iran. In Iran inizio a lavorare in una fabbrica, rimango per 3 anni, non posso ritornare nella mia città, parlo con un altro trafficante che mi porta ad Istanbul, in Turchia. Arrivo in Grecia, inizio a lavorare in un campo di agricoltura, a raccogliere le patate. Abito nelle baracche, peggio della fabbrica iraniana. Decido nuovamente di fuggire. Un trafficante mi nasconde sotto un tir in partenza dal porto di Patrasso. Il traghetto arriva nel porto di Bari e io sono ancora nascosto sotto il tir, che non si ferma e prendo l'autostrada. Fa caldo, il motore è rovente. Sento di non farcela più, sto per morire. Tiro un tubo dell'olio, l'autista finalmente frena. È sporco e sfinito e scappo nella campagna. Arrivo in un autolavaggio e lì conosco il proprietario di una pizzeria che mi aiuta a portare nella città di Benevento. Lui, senza conoscermi bene, si è fidato di me. Perciò mi ha cambiato proprio il destino, cioè ho deciso di rimanere in Italia grazie alla sua accoglienza. Ho 18 anni quando l'Italia mi riconosce lo status di rifugiato. La terra sacra di Karbala, che i sciiti usano per pregare, mi ha accompagnato lungo il viaggio per l'Europa. Mi chiamo René, nasco nel 1963 nel Congo, sotto il regime di Mobutu. Insieme ai colleghi all'università fondo il giornale Democrate e così inizia l'attività politica. Partecipò alle grandi manifestazioni studentesche e vengo perseguitato per le mie idee politiche. Senza dire nulla a mia mamma e a nessuno, decido di lasciare il Congo e scappare via. Lo devo fare per lei e non mettere la mia famiglia in rischio, a rischio, e quindi devo lasciare il paese senza dire nulla a nessuno. È il 1991 e l'Uganda mi accoglie. Mi manca la mia terra e la mia famiglia. Ritorno in Congo, scopro di essere ancora ricercato e scappo nuovamente in Uganda. Con un passaporto nuovo, con un visto turistico, prendo l'aereo per l'Italia. Arrivo a Roma, dove passo la prima notte alla stazione. Dopo pochi giorni cerco gli uffici delle Nazioni Unite.
È 1997 e l'Italia mi riconosce lo status di rifugiato. Oggi sono cittadino italiano, ho un figlio di 5 anni e sono mediatore culturale. Il mio lavoro è aiutare gli stranieri che vengono in Italia, perché so il significato di fuggire e il valore dell'aiuto. Mi chiamo Shirin, nasco in Iran nel 1959, vivo sotto il regime dello Shah. Da ragazza partecipo alle manifestazioni contro il regime, per questo sono costretta a fuggire. Ho 20 anni quando arrivo in Italia. Nel 1979 la rivoluzione iraniana è al culmine, lo Shah di Persia cade. Durante le vacanze estive torno dalla mia famiglia in Iran e mi rendo conto che la situazione sta cambiando velocemente. Trovo un paese diverso. Iniziano le manifestazioni. Voglio rimanere, ma mio padre è morto e mia madre non vuole che resto, perché è pericoloso. Il nuovo regime comincia a mostrare il suo vero volto. Ho 22 anni e per la prima volta mi obbligano a indossare il velo, ma io mi rifiuto. Alla fine dell'estate rientro in Italia e mi unisco agli altri attivisti iraniani. È il 1981 e partecipo alle manifestazioni contro Khomeini. Intanto in Iran i giovani attivisti come noi vengono incarcerati, torturati e uccisi. Qui in Italia i servizi segreti iraniani ci schiedano per la nostra attività contro il regime. Da quel momento tutti noi attivisti non possiamo più tornare in Iran e arriviamo a sentirci in pericolo anche in Italia. È per questo che nel 1983 chiedo e ottengo protezione dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ho deciso di rompere il silenzio e di raccontare la mia storia, ma ho deciso di farlo senza mostrare il mio volto. Non perché io abbia paura per me, ma perché temo per la mia famiglia. Ma sono anche convinta che sia importante non rimanere in silenzio. E spero che la mia voce rappresenti la voce di molti altri iraniani. Mi chiamo Mihai Ilie. Nasco in Romania nel 1944 in una famiglia di musicisti. È l'estate del 1972, ho 28 anni e l'orchestra in cui suono viene chiamata a fare una tournée in Italia. Penso al mio paese, al regime di Ceausescu e capisco che voglio essere un uomo libero. Voglio essere me stesso, un musicista. Chiedo di rimanere in Italia, ma la polizia per ragioni di sicurezza mi portano al campo profughi di Trieste e io non capisco perché. La vita nel campo è molto dura. Per accumulare un po' di soldi lavoro come bracciante. Un giorno arriva la brutta notizia: Italia non mi concede permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Al campo profughi mi dicono che Stati Uniti sono disposti ad accogliermi, ma io mi sento europeo, decido di andare in Germania clandestinamente dove ci sono più possibilità di lavorare come musicista. È l'8 dicembre del 1972, in questa avventura mi aiuta Roberta, la figlia del mio impresario. Arrivo in Germania col violino e con la donna che diventerà mia moglie. È qui che ottengo protezione e finalmente inizio a lavorare come musicista. Io e Roberta decidiamo di sposarci contro la volontà della sua famiglia. 2 anni dopo torno in Italia dove faccio un'audizione in Rai. Sembra un sogno. Dopo pochi anni divento primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Rai. Mi chiamo Victor Magyar, sono ebreo. Nasco a Tripoli, in Libia, nel 1957. Mio padre è un imprenditore, anche un cinematografo, il Cinema Rex. Nel 1967 scoppia la guerra dei 6 giorni. Israele da un lato, dall'altro Egitto, Siria, Giordania, Iraq, Arabia Saudita. Anche la Libia sostiene la guerra contro Israele, per questo gli ebrei libici vengono perseguitati.
In pochi giorni 6.000 ebrei sono costretti a fuggire. L'Italia accoglie 2.000 profughi. Nella fuga riusciamo a portare con noi poche cose. Fra queste, la coppa di vino che usa mio padre per il rito dello Shabbat. Il giorno che ho lasciato la Libia era il giorno del mio 10° compleanno. Ero abbastanza disperato perché sapevo quello che lasciavo, una città piena di sole, di luce, di gente, di gabbiani, di mare. Atterro all'aeroporto di Fiumicino e mi trovo ad essere un profugo apolide. Non ho più una cittadinanza. Per la Libia non esisto. Per l'Italia, in seguito alle leggi razziali del 1938 e alle politiche postcoloniali, sono un turista. Grazie alla Convenzione di Ginevra, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ci concede lo status di rifugiati e l'Italia ci concede il permesso di soggiorno. Nel 1967 Roma è una città aperta, accogliente, ho nuovi amici, studio, lavoro, suono, ma ogni anno, per 20 anni, ho dovuto rinnovare il permesso di soggiorno e a vivere come uno straniero in patria. Nel 1987 mio padre vince una causa contro lo Stato italiano e vengo riconosciuto italiano sin dalla nascita. Mi spiegano che posso fare anche Presidente della Repubblica e inizio il mio impegno politico e sociale. Oggi è questo il mio lavoro, solidarietà e cooperazione internazionale, per regalare un po' della mia esperienza e della mia fortuna, perché in definitiva sono stato un ragazzo fortunato. Mi chiamo Rosa e sono di religione ebraica. Nasco nel 1922 a Andrichów, in Polonia. Ho una sorella e tre fratelli. Nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi invadono la Polonia e nel 1941 ci rinchiudono nel ghetto. Mi hanno separato da mia famiglia. Ero ancora molto giovane, inesperta della vita. Sono sopravvissuto all'olocausto, però sono diventata un scheletro e non avevo nessuna notizia di mia famiglia. Nel 1947 vengo a sapere che mio fratello in Italia è sopravvissuto e mi chiede di raggiungerlo in Italia. È il 1951 e l'Italia firma la Convenzione di Ginevra. È il 1952 e io ottengo lo status di rifugiata.